La preghiera di Nazareth in comunione con il Papa e i santuari di tutto il mondo, dalla Grotta dell'Annunciazione, che la custodia di Terra Santa ha voluto dotare di telecamere perché sia sempre più vicina a tutti i fedeli. La pellegrinazione dei francescani con la chiesa locale a Cafarnao, la città di Gesù, dove lui visse e dove chiamò i primi apostoli. Un asilo per l'infanzia dove i bambini giocano all'ombra del muro di separazione. Da più di 40 anni è una delle opere delle Combognane di Terra Santa, che proprio in questi giorni hanno festeggiato i 10 anni dalla canonizzazione del loro fondatore. Allo Yad Vashem la cerimonia in onore del ciclista Gino Bartali, riconosciuto giusto tra le nazioni, per aver salvato circa 800 ebrei dai campi di concentramento, con un commovente racconto del figlio Andrea.